Buonasera, buonasera e benvenuti a Sottoporta Plus, nuovo appuntamento tutto dedicato al campionato di eccellenza che sta entrando nel vivo dopo Sottoporta, il classico appuntamento della domenica sera. Partiamo con Rete 8 Sport, con Sottoporta Plus, con una puntata speciale perché andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Abbiamo il piacere di ospitare qui nei nostri studi la capolista del campionato di eccellenza, la Bacigalupo Vasto Marina, prima in classifica con 15 punti. E allora vi presento subito gli ospiti di questa sera, il vicepresidente della FIGC Abruzzo Ezio Memmo. Buonasera Sera. Memmo. Buonasera. Buonasera anche al tecnico della Bacigalupo Vasto Marina, Roberto Cesario. Buonasera. E Buonasera. Buonasera. il capitano Vincenzo Benedetti. Buonasera. Il direttore generale della capolista Pino Travallini. Buonasera Pino. Buonasera. E il collega Federico Cosenza, che segue abitualmente il campionato della Buonasera, buonasera. Bacigalupo, anche della Vastese e tanto altro. Buonasera Federico. Io inizierei subito con Ezio Memmo. Anzi, prima farei un saluto a tutta la squadra qui presente, accompagnata anche dai dirigenti, dall'addetto stampa. Grazie per essere qui con noi e soprattutto complimenti per questa partenza sprint. Ricordiamo che la Bacigalupo è una neopromossa, Presidente. Beh, io non, sì, sicuramente è una neopromossa, però la Bacigalupo viene da un'annata, quella dell'anno scorso, un'ottima annata. Io l'ho vista in diverse occasioni e già l'ottimo lavoro del mister e della società si intravedevano, quindi già ritenevo che quella potesse essere una squadra che nell'affrontare il campionato di eccellenza non aveva bisogno di grandi, no? Aggiustamenti, e così è stato. La società ha lavorato bene, ha inserito in questa squadra dei giocatori di esperienza, e quindi mixando benissimo anche con questi ragazzi, e hanno poi ottenuto i risultati che stanno ottenendo. Diciamolo anche con un bel gioco, con una bella espressione anche di gioco, quindi non si trovano lì per caso, e quindi un merito alla società e al mister sicuramente. Abbiamo visto la classifica, Bacigalupo in testa con 15 punti, poi Cupello, Castelnuovo e Lanciano, peraltro anche Castelnuovo e Lanciano sono due neopromosse, poi via via le altre. Cesario, se l'aspettava un inizio così convincente? Sicuramente no. Eravamo consapevoli che il gruppo, come diceva il Presidente, aveva dei valori e che c'erano dei profili che sicuramente avrebbero fatto bene, perlomeno questa era la speranza. Ovviamente in questa maniera no. Questi ragazzi mi stanno giorno per giorno dando soddisfazioni incredibili, la loro voglia di crescere, di migliorarsi, di acquisire esperienze è talmente alta che mi trascinano anche a me. Non so cosa succederà, dove arriveremo, però in questo momento ci vogliamo questo momento. Bello viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. Vincenzo Benedetti, il capitano, come va gestito questo entusiasmo, no? Che contagia un po' tutti? Beh, siamo un gruppo giovane, quindi viviamo, ci nutriamo di entusiasmo, e lo cavalchiamo senza nessun problema. Allo stesso tempo la squadra è composta anche da senior che appunto mettono un po', fanno calmare un po' le acque nello spogliatoio quando questo entusiasmo sprizza da tutti i pori, quindi siamo in grado di gestirlo. Siamo ragazzi tutti intelligenti e consci di quello che stiamo facendo. Ieri si è giocato anche il secondo turno di Coppa Italia, questa pone in rete 1-1, il Lanciano ha battuto la Torrese 2-1, la vittoria dello Spoltore su Nerostellati, Castelnuovo Bacigalupo invece è stata rinviata a mercoledì prossimo perché purtroppo ci sono stati due eventi luttuosi negli ultimi giorni, proprio domenica sera, la scomparsa di Michele Giuseppe, detto Peppino, di Benedetto, papà di Angela, presidente della Bacigalupo Vasto. Già le ho fatto personalmente le condoglianze, rinnoviamo le condoglianze da parte di tutti noi e da parte della redazione di Rete 8, chiaramente. Poi c'è stata anche la scomparsa di Sebastiano Valentini, papà di Tonino, dirigente della Bacigalupo. Pino, purtroppo insomma, queste cose accadono, bisogna andare avanti, e in ogni caso questo inizio di stagione insomma, è Sì, convincente. infatti Angela ci teneva tanto che noi questa sera fossimo qui e non avremmo disertato questa trasmissione. E noi abbiamo esaudito la sua richiesta, abbiamo rinviato solo la partita di Coppa perché
c'erano c'era il funerale ieri ad Arielli del papà di Angela, che noi salutiamo e abbracciamo tutti insieme, perché comunque lei dall'anno scorso è con noi, ha portato un'ondata di entusiasmo, di forza, perché forza è un vulcano, diciamo, il nostro presidente. E quindi siamo veramente rattristiti da questa situazione e spero che a breve Angela torni insieme a noi, perché so cosa vuol dire la perdita di un genitore, so che lei era legatissimo al papà, e come anche l'altro nostro dirigente che ha perso il papà, quindi sono perdite importanti che vanno al di là del risultato sportivo o altro, perché il papà e i genitori è una cosa importante. Certo, e noi la ringraziamo ancora e l'abbracciamo calorosamente. Con Federico Cosenza invece volevo più o meno fare la stessa domanda che avevo fatto al mister. Se l'aspettava Federico, il giornalista che segue dall'esterno, un avvio sprint della Bacigalupo o no? Beh, sinceramente no, perché le formazioni erano ben altre, quelle più accreditate per essere lì su in vetta, però il calcio è fatto anche di storie e di belle storie. Io penso che il Vasto Marina la stia scrivendo, almeno in queste prime giornate. L'unico passo falso è arrivato nella prima partita casalinga, in uno stadio che non è del Vasto Marina, ma bensì della Vastese, forse una partita in cui hanno pagato anche l'emozione per giocare lì, in cui la squadra ha fatto molto bene, devo dire. Forse ci stava anche un pareggio per le occasioni create, ne ricordo alcune di Mangiacasale davvero eclatanti. Poi per quanto riguarda il resto, devo dire che hanno fatto delle prestazioni di livello, è una squadra che si conosce, molti ragazzi c'erano anche la passata stagione, hanno messo giusto due o tre pedine che hanno dato quel qualcosina in più. C'è la mano di un allenatore che conosce bene la squadra e poi secondo me il Vasto Marina ha un vantaggio, è una grande famiglia e questo secondo me gli aiuta a vivere le partite con la giusta tranquillità e il giusto spirito. Perfetto, allora facciamo così, apriamo il primo collegamento con Lorenzo Valeriani, il primo collegamento esterno. Questo nuovo format sotto Porta Plus si strutturerà così per tutta la stagione. Andiamo proprio a casa del prossimo avversario della squadra che è ospite in studio. La Bacigalupo Vasto Marina affronterà l'Acqua e Sapone, che ha il dente avvelenato perché è ancora secco di vittorie, quindi partita impegnativa. Allora io darei subito la linea a Lorenzo Valeriani, che è con il tecnico dell'Acqua e Sapone Damiano Cianfagna e il presidente Mario Corneli. Buonasera Giovanni, buonasera a chi ci segue da casa, ma soprattutto a chi è lì ospite con te in gradinata e chi invece è più comodo sulle nostre poltroncine. Come detto, siamo nel centro di Pescara, nel cuore di questa straordinaria città, con due graditissimi ospiti che ascoltavano con molta attenzione le parole della società della Bacigalupo Vasto e anche naturalmente dei tanti ospiti che, come detto, sono seduti lì a fianco a te. Passerei la parola al padrone di casa, al presidente, come detto tu, di questa grande società, perché voleva riservare un messaggio alla presidentessa della Bacigalupo Vasto Marina. Assolutamente, volevo unirmi alle condoglianze dello studio da parte della nostra società, da parte di tutta la famiglia Acqua e Sapone per la perdita del papà. E siamo vicini alla presidentessa. Benissimo, grazie, grazie presidente. Alla mia sinistra il mister, che è curioso anche perché insomma domenica questa gara è importante, non solo perché si gioca contro la prima della classe, ma anche perché c'è ancora la casella zero nelle vittorie per l'Acqua e Sapone, e credo che questa possa essere un po' una partita stimolante per cercare di aumentarla, anzi di riempirla e portarla a uno casomai. Sicuramente affrontare la capolista dà di per sé degli stimoli, ne abbiamo anche di nostri, visto che la classifica purtroppo non sorride e manca questa vittoria, quindi è una di quelle partite semplici da preparare perché è ricca di stimoli. Sotto l'aspetto tecnico, naturalmente, e lo dice anche la classifica, forse i favori del pronostico naturalmente sono per la capolista, ma c'è una caratteristica in più
che può avere l'Acqua e Sapone, forse l'esperienza, perché da diversi anni è abituata a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica. Beh sì, la nostra è una squadra che da anni riesce a strappare con le unghie e con i denti le salvezze. E anche quest'anno la squadra è stata costruita come negli anni passati per ben figurare, per mantenere la categoria, e quindi sì, sicuramente abbiamo quello spirito battagliero che ci contraddistingue da tanti anni, e faremo il nostro meglio per conquistare il nostro obiettivo. Presidente, Giovanni Tontodonati è in studio comodo con i suoi ospiti, noi insieme alla nostra struttura esterna di Rete 8 invece girovaghiamo per l'Abruzzo, un tour itinerante per scoprire le bellezze non solo calcistiche ma anche di quello appunto che ci circonda e del territorio. Questa sera dove siamo? Perché so che lei vuole ringraziare qualcuno. Sì, siamo nella sede della Vittoria Assicurazioni in Viale Bovio, che è l'ufficio del proprietario della società Calcio Acqua e Sapone, che ci ha ospitato per questa bellissima serata. Anzi, ringrazio prima voi e per l'opportunità che ci avete concesso, e ringrazio il presidente nonché patron Vincenzo Vellante, che è l'unico vero indispensabile di questa famiglia affinché possa andare avanti, e come diceva il mister Cianfania, per raggiungere ulteriori obiettivi. Quest'anno sarà anche ancora la salvezza, sperando che possano cambiare i nostri obiettivi in futuro. Perfetto, Giovanni, io direi che per questo primo giro di domande abbiamo concluso. Siamo qui, vi ascoltiamo, e se hai da fare naturalmente domande ai miei ospiti, io sono pronto, e stessa cosa naturalmente farò io. Ci vediamo dopo. Grazie Lorenzo e grazie ai tuoi ospiti, torneremo presto da voi. Con Ezio Memmo volevo parlare proprio anche dell'Acqua e Sapone, perché è un'altra bellissima realtà anche a livello giovanile, come lo è la Bacigalupo Vasto. Sì, sì, è un'espressione anche del nostro calcio l'Acqua e Sapone, è da diversi anni che milita nel campionato di eccellenza, e non solo nel campionato di eccellenza ma anche nella trafila giovanile, quindi ha sicuramente il patron ha lavorato bene in questi anni per poter portare questa società all'apice del calcio dilettantistico abruzzese. E ci sono dei ragazzi molto interessanti che vengono seguiti dai nostri selezionatori delle rappresentative, non solo per quanto riguarda l'Acqua e Sapone ma anche per la Bacigalupo Vasto, e ci sono anche in prima squadra dei ragazzi che hanno, come Irace e altri, che hanno fatto i nostri percorsi nell'ambito del club Abruzzo, delle rappresentative, ragazzi che sono cresciuti e che oggi esprimono sicuramente il talento sul campo di calcio, no? Cesario, Cianfania parlava di stimoli, ovviamente la squadra, l'Acqua e Sapone dopo 6 gare ancora a secco di vittorie, tutti a caccia della Bacigalupo a questo punto? Ma questo è purtroppo è un onore, è un onere ovviamente, siamo primi in classifica, è chiaro che gli stimoli vengono da sé, loro poi sono partiti ad handicap perché ancora non hanno vinto, sappiamo che è difficile ma sarebbe stato difficile comunque. È chiaro che troveremo una squadra, anche perché è una buona squadra, c'è cioè buona individualità, poi un mix giusto fra giovani e senior, è una buona società come diceva il presidente, sappiamo che domenica venderanno cara la pelle, per noi ogni domenica è una prova, ogni domenica chiedo ai ragazzi di superare un esame di maturità, lo facciamo con umiltà, uso sempre questa parola perché credo che sia l'unica giusta. È chiaro che a tutti piace primeggiare, anche se non se l'aspettavamo, però sappiamo che adesso avremo delle responsabilità ancora maggiori, dovremmo essere sempre pronti, ma soprattutto avere la consapevolezza di dare sempre tutto come facciamo, e poi dopo vedremo che risultato meriteremo. È scattato qualcosa dopo la prima giornata o no? Nel senso, voi siete partiti giocando un'ottima partita, che la ricordo, contro l'Alba Adriatica, sconfitta immeritata, e poi questa serie bellissima, guarda, di 5 successi di fila. Dentro lo spogliatoio, anche se ovviamente eravamo amareggiati perché probabilmente avremmo meritato ben altro risultato, però gli dissi che la prestazione era stata di buon livello, che se continuavamo a giocare in quella maniera sarebbero arrivati sicuramente risultati, e così è stato. Poi magari le partite a volte gli episodi ti condannano e a volte ti aiutano, però la squadra è stata pronta, abbiamo vinto poi a Spoltore una partita difficilissima dove ha dimostrato carattere, dove ha saputo anche soffrire,
E lì ho capito che questo era un gruppo che è difficile è difficile che si metta da parte, perché loro hanno proprio voglia di stare insieme, hanno voglia di combattere sportivamente la partita, e questo mi lascia sperare e poi mi fa felice, perché vederli giocare anche per me, che sono il loro allenatore, a volte è un piacere. È un gruppo che ha tanta fame, tanta voglia, come diceva l'allenatore del Castelnuovo Guido Di Fabio, che è stato ospite domenica scorsa di Sottoporta. È un po' questo il vostro segreto, Vincenzo? Sì, siamo un gruppo che è collaudato. Già l'anno scorso eravamo insieme, la forza appunto di questo gruppo sembrano parole fatte, ma appunto è il fatto che ci piace sempre stare insieme, dentro e fuori il campo, e questo fa tanto. Fa tanto conoscerci individualmente e di squadra, e lì dove ci sono piccoli momenti di difficoltà, appunto l'essere amici aiuta a scavalcarli facilmente. Travalini, lei conosce benissimo questo campionato. Che tipo di ragionamento avete fatto in estate, lei insieme al direttore sportivo Alfonso Calviti? Che tipo di squadra aveva in mente? Allora, il nostro progetto nasce giugno 2018 in prima categoria, giugno 2019 in eccellenza. Quindi questo gruppo, allenato da Roberto Cesario, in 12 mesi è passato dalla prima categoria all'eccellenza. Non era una cosa che noi ci aspettavamo, però comunque avevamo programmato, perché nel giugno 2019 abbiamo fatto anche la fusione con la Bagigalupo di puro settore giovanile, cosa che io a Vasto ho voluto fare per parecchi anni, ma non sono mai riuscito perché ho trovato un muro di gomma. Il calcio si regge solo con questo lavoro, un lavoro di squadra, fare sistema e avere un settore giovanile alle spalle. I tempi ci eravamo prefissati 3 anni, però in 12 mesi la buona sorte ci ha portato a questi risultati inaspettati e sorprendenti. Ci ha preso un po' alla sprovvista, però comunque c'era una società, parte della società, che aveva già disputato 5 campionati di eccellenza, e quindi comunque conosceva un pochino la realtà. Il nostro lavoro è quello del mister, è quello di far giocare i ragazzi, lanciarli in questo campionato qui, però rispondendo alla sua domanda, non conoscevamo, perché mancavamo da 3 anni dal campionato di eccellenza, che realtà dovevamo affrontare. Sinceramente sono un po' sorpreso, perché all'appello mancano squadre importanti. Il campionato è all'inizio, la sesta giornata, quindi non possiamo. Però la Torrese, San Buceto, squadre che l'anno scorso hanno fatto i play-off per salire di categoria, adesso fino a questo momento un attimino sono attardati. Noi, forse l'entusiasmo, il gruppo, come diceva il capitano, perché noi abbiamo ritoccato pochissimo, perché abbiamo puntato sul gruppo, perché grosse risorse economiche non le abbiamo, perché abbiamo la Vastese Calcio, che è la prima squadra della città, noi siamo la seconda squadra, e voi sapete che non abbiamo neanche un campo dove allenarci durante la settimana, quindi abbiamo enorme difficoltà. Non avendo soldi, tanti soldi per fare un campionato di questo livello qui, non avendo i campi, abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo cercato di puntare sul gruppo, sul mister Cesario, che io l'ho portato come anche alla Vastese nel 2015, quindi la mia stima per lui è infinita. Questo è un allenatore che per me è il numero uno, per me. Litighiamo, discutiamo, però è lui che trascina questo gruppo, che si porta dietro questo gruppo, e abbiamo inserito quel qualche giocatore che non potesse destabilizzare il gruppo, e tutto il resto è venuto da solo, perché il nostro motto è giocare e divertirci. Io dico allo spogliatoio la domenica, comunque vada, divertiamoci quando entro nel loro spogliatoio. E noi ci stiamo divertendo. Quindi se dovessimo perdere 4 partite di fila, 5 partite di fila, noi non è che facciamo un dramma, non è che cacciamo l'allenatore, non è che cacciamo i giocatori. Questo è il nostro spirito. Mi sembra un messaggio bellissimo, Federico. Sì, è quello che dicevo prima, una grande famiglia che vuole divertirsi, che prende il calcio con il giusto spirito, c'è anche un po' di leggerezza, se lo possono permettere perché sono una neopromossa, quindi non è l'obiettivo stare lì su, l'obiettivo è fare bene fin dove si può, e lo stanno facendo alla grande.
Poi ripeto, adesso è presto per dare giudizi, aspettiamo le prossime giornate di campionato, magari qualche big match per vedere a che punto è questo Vasto Marina. Tra poco faremo un po' il punto della situazione, rivedremo la classifica, però il direttore Travellini mi ha dato un assist per parlare anche del problema impianti. In realtà quello della Bacigalupo è diverso rispetto a quello di altre piazze. Oggi per esempio il Paterno ha comunicato che non potrà disputare le partite casalinghe nemmeno con 100 spettatori, quindi a porte chiuse. Domenica si giocherà Paterno-Angolana. La Bacigalupo Vasto Marina, la capolista qui presente in studio, si allena e gioca a San Salvo, al Tomeo di San Salvo. Poi sono altre situazioni critiche, Presidente, mi riferisco al Capistrello, all'Angizia Lugo costretta a giocare al Dei Marzi di Avezzano, ai Nero Stellati che giocano a Raiano. È un problema che ha creato un po' di allarmismo, no? E continua a crearlo purtroppo. Sì, allora intanto, come hai ben precisato, la questione chiaramente Bacigalupo è una questione assolutamente diversa. C'è da dire che anche proprio per la lungimiranza di Pino Travaglini, che ha lavorato secondo me benissimo in armonia con l'amministrazione comunale, ne abbiamo parlato tante volte ed è riuscito a fare questo ottimo lavoro che secondo me è molto importante, che molti presidenti dovrebbero prendere ad esempio, no? Perché spesso con le amministrazioni non si cerca il colloquio, il poter discutere, parlare e insieme prospettare un qualcosa per i nostri ragazzi e per i nostri giovani, perché sicuramente è molto importante progettare un qualcosa per i nostri giovani. E quindi Pino sta chiaramente in questo, ha lavorato molto bene e come lui chiaramente ben ci ha detto, questo campo di Vasto Marina adesso insomma c'è un nuovo progetto che mi pare è stato già anche approvato e quindi c'è questo campo in erba sintetica che chiaramente nascerà sul sito di Vasto Marina e quindi chiaramente i problemi suoi di questo periodo non sono collegati esclusivamente a questo fatto oggettivo. Chiaro è che è difficile anche lavorare laddove c'è una società. Io moltissimi anni fa, quando stavo dall'altra parte, nel senso anch'io sono stato presidente per una decina di anni di una società che a suo tempo era Spallanciano, quindi io conobbi allora mister Cesario e ci incontrammo anche in diverse occasioni, quindi già da allora lo stimavo moltissimo perché le partite erano veramente belle e avvincenti con lo stesso mister Di Camillo, ma così come Coppino Travaglini. Quindi per dire che il percorso è un percorso sicuramente lungo. Per quanto concerne invece la questione che chiaramente hai sollevato della impiantistica in Abruzzo, ma soprattutto poi in maniera particolare su una certa provincia, è dettata esclusivamente da che cosa? Intanto c'è da dire che laddove non si crea questa collaborazione e questo rapporto con le amministrazioni comunali, spesso ci si dimentica che le strutture devono rispettare determinate norme. Purtroppo in questi anni, soprattutto per questo degrado dettato dalla politica, si è derogato troppo, gli stessi amministratori non hanno investito sullo sport, non hanno investito su quello che dovevano molto probabilmente investire e quindi chiaramente hanno un po', no, anche quella che era la routine e quindi anche quello che era il semplice aggiustamento dell'impianto sportivo, hanno un po' molto probabilmente, anche per le difficoltà economiche, per le varie problematiche che ci sono, molto probabilmente hanno lasciato un po' andare. E qui da dove nasce il problema principale? Nasce da quella famosa finale di Champions League a Torino, dove ci fu chiaramente in piazza quell'evento luttuoso e da quel momento in poi si è iniziata una stretta su quelle che sono delle norme che già esistono. Quindi quando parliamo di campi, di strutture come in questo genere, c'è un riferimento molto preciso che oggi bisogna rispondere, che è questa licenza del 68 dell'articolo TURPS. E per avere questa licenza che cosa è necessaria? L'agibilità della struttura, seguendo un'altra norma che è l'80 del TULPS. Purtroppo che cosa succede? Che molti campi, soprattutto queste strutture che hai menzionate, non hanno questa documentazione in regola. Perché laddove c'è un spettacolo con del pubblico bisogna rispondere a dei requisiti e a delle esigenze. Allora, laddove chiaramente si risponde a questi requisiti, anche perché lì poi c'è
quando parlavi anche di differenziazione di spettatori, esistono diverse classi di licenze. Esiste la licenza degli spettatori che vanno oltre 5.000 spettatori e lì c'è l'obbligo della commissione provinciale del pubblico spettacolo. Al di sotto dei 5.000 spettatori basta quella comunale e poi ci sono quei casi particolari dove si può derogare al di sotto dei 200 spettatori, però comunque bisogna delle prescrizioni minime, no? Bisogna chiaramente essere adeguati. Il problema è quindi, complesso, però le regole Ezio, ci sono purtroppo, ci sono, e io sono ritengo... diventate... consentivelo, più stringenti, no? Negli ultimi, ma più stringenti negli ultimi, proprio perché quando ci sono degli eventi tempi luttuosi, certo, poi purtroppo si vanno a chiaramente ben approfondire quelle che sono. Cesario, il fatto di andare ad allenarsi a San Salvo, a giocare a San Salvo, quindi qualche disagio inevitabilmente lo crea un po' al gruppo, accresce ancora di più forse quello che state facendo, no? Il valore di quello che state facendo. Lì lo ha ribadito anche varie volte durante le interviste. Beh, no? Diciamo, elogiando sì, il gruppo. Perché a San Salvo poi usiamo sia il Tomeo che il Bucci. Il mercoledì non ce l'abbiamo, quando ce l'abbiamo a mezzocampo. Anzi, si stanno comportando benissimo i dirigenti dei sansalvesi, anche la città, ci stanno vicini. Ovviamente per noi è un problema allenarci a mezzocampo o addirittura fuori quando il mercoledì non ce l'abbiamo. Però è anche un modo questo, anche se a volte ci scherziamo sopra, che ci fa capire che poi in fondo il vero mondo dilettante è questo. E quando capitano questi momenti diventa ancora più forte la voglia di stare insieme e di superare queste difficoltà. Però non deve essere un alibi. Cioè non è che fino adesso abbiamo vinto e l'abbiamo detto scherzando, poi magari perdiamo e diciamo che rompiamo il campo. Ci si allena dove si può e lo facciamo con professionalità, con molto rispetto. Ti ripeto, io ogni volta che posso li elogio perché questi ragazzi sono meravigliosi e se lo meritano. Grazie mister. Ci spostiamo nella nostra tribuna perché con Stefano Troilo, l'addetto stampa della Basilio Lupo Pastorini, andiamo a conoscere un po' tutti i componenti della squadra. Stefano, sono tutti tanti giovanissimi, qualcuno un po' più esperto, però si respira davvero un bel clima, no? Averci invitato in questa prima puntata di Sottoporta Plus, quindi è un onore per noi. Non so, gli devo presentare tutti. Puoi passare anche il microfono. Dai, passiamo il microfono così ognuno si presenta. Partiamo da lì, prego. Il mio collega dell'ufficio stampa. Perfetto. Sono Francesco Zappitelli, buonasera, e mi occupo della gestione dei social media della squadra. Grazie. Buonasera, Giancarlo Zappitelli, quest'anno, per accontentare l'amico Pino, presidente onorario. Perfetto. Sì, sono l'avvocato Gianfranco Iammarino, presidente del settore giovanile, Bacigalupo. Ecco, avvocato, ne approfittiamo, allora ne approfitto per fare una domanda, perché ne parlavamo anche con il presidente Memmo, è un po' una società modello, la vostra, che fa settore giovanile da tanti anni e su ottimi livelli. Assolutamente, devo ricordare quello che Pino Travaglini ha detto poc'anzi, c'è stato un grande corteggiamento da parte del Vasto Marina alla Bacigalupo e poi finalmente siamo riusciti a fare il matrimonio e devo dire che con ottimi risultati. Il gruppo a cui faccio riferimento, quindi al settore giovanile, è un gruppo notevole, ovviamente abbiamo un settore giovanile che va chiaramente dal settore di base quindi e fino alla juniores d'elite, ricordando tra l'altro che la nostra scuola calcio è una scuola calcio d'elite con ovviamente istruttori qualificati, competenti, quindi... Quanti ragazzi ci sono? Ne abbiamo circa 300 ragazzi, quindi abbiamo un bel da fare, però lo facciamo con passione, con disponibilità e buona volontà. Anzi, permettetemi di salutare e ricordare due nostri dirigenti, il responsabile del settore giovanile Maurizio Baiocco e il dirigente Piero Napoletano, che sono indispensabili e danno veramente una mano notevole affinché il settore giovanile possa continuare ad ottenere dei buoni risultati. Bisogna ringraziare tutti. Assolutamente non abbiamo sì. Forse tempo perché ho visto la compagine societaria sul vostro sito, Pino, è infinita, no? Ci sono tantissimi nomi, però bene così, no? Quando si lavora in gruppo i risultati sono importanti, l'unione delle forze citata, no? da Iammarino è proprio questa.
noi, ognuno ha il suo compito. Ci sono i dirigenti che seguono gli allievi, i dirigenti che, come giusto che sia, seguono i giovanissimi e sono infaticabili. A volte la domenica si spostano in tre partite diverse. Io non riuscirei a seguire perché non lo so come fanno, guarda, sono encomiabili, qualcosa di pazzesco. Poi quando finiscono col settore giovanile prendono la macchina, partono, vengono a Capistrello a vedere la prima squadra il pomeriggio. Dico, ma scusa, ma voi la famiglia non ce l'avete? Sono infaticabili, sono veramente bravi, bravi. Presidente, questa è la passione degli abruzzesi e non solo, degli italiani in generale per lo sport. Ecco perché quando... Mister Cesario prima, sì. Proprio questo è il calcio dilettantistico, sì. La passione, l'amore di tutte queste persone che chiaramente meritano poi soprattutto rispetto, quando dicevo prima, no? Ma voglio aggiungere discorsi. Anche questo, che il nostro matrimonio è un matrimonio che penso che sia duraturo, sicuramente sarà duraturo, e andiamo d'accordo veramente tutti perché non abbiamo snaturato le origini delle due società. Cioè c'era il gruppo che gestiva la prima squadra, gestisce la prima squadra. Il gruppo che gestiva, capitanate da Gianfranco e Gianmarino, il settore giovanile, gestiscono il settore giovanile. E noi della prima squadra non mettiamo becco nella maniera più assoluta sul lavoro che loro svolgono durante la settimana. Conferma Gianmarino, sì, oppure sta dicendo... Questa ampia disponibilità da parte chiaramente di Pino Travaglini, ma da tutta la società. Questo ci permette chiaramente di lavorare con la serenità, la tranquillità e, ripeto, non a caso abbiamo anche riportato a casa un titolo giovanissimi sperimentali quest'anno, che chiaramente ci permette, ci dà ulteriore stimolo ad andare avanti, a far bene e a continuare su questo. Diciamo, la fase di rodaggio dopo la fusione è stata superata brillantemente. La società si sta strutturando, ma il sogno qual è? Il derby con la Vastese o no? Non voglio provocarvi, però no, la realtà, perché comunque... No, noi, il nostro sogno, allora, io parlo per me, ma quello che dico io è pure l'idea della mia società. Noi prima o poi proveremo a fare la quarta serie. Ah, ok. Tre anni, quarta serie, questo ve lo dico, ve lo posso garantire, però dobbiamo fare i passi come con calma, cioè noi dobbiamo lavorare sui nostri giovani, il progetto è nato così, a Vasto sono abituati, a mio malincuore, sono abituato a fare gli accordi scritture private, accordo tra la stessa, tra i settori giovanili, gli accordi non vanno fatti, ognuno deve mollare qualcosa del suo orticello, vanno fatte le fusioni, cosa che ho lottato per anni e non sono riuscito a fare, perché noi se adesso giochiamo il lunedì con la Juniors d'Elite, dove non abbiamo tanti giocatori per giocare, perché ci permettono di giocare con il 2003 che sono degli allievi, se non hai la fusione, la stessa società, non puoi portarli il lunedì a giocare, così non puoi portare in prima squadra gli altri, questo è il calcio, cosa che fa il Pescara, l'Acqua Sapone, il River, e va a Basso, non ci si è riusciti a fare questo, io ci sono riuscito, noi ci siamo riusciti. Perfetto. Federico, a Basso che aria si respira da questo punto di vista? Cioè la presenza comunque di un'altra società ambiziosa, perché questo è una possiamo società dire. Che potremmo dire tra virgolette dà fastidio, no? Diciamo in tono scherzoso, nel senso, per la città è una cosa bellissima. È una cosa bellissima avere due realtà importanti che solo lottano. Solo avere 300 tesserati credo che sia da elogiare, no? Sì, assolutamente. Però, ripeto, il Vasto Marina sta facendo bene, ci auguriamo che altrettanto faccia la Vastese in Serie D. L'unico rammarico, ripeto, è, per tornare al discorso che avete fatto prima, come può una città come Vasto non offrire un campo al Vasto Marina? Questo è un rammarico grande, almeno in questo momento. Io farei di tutto per mettere a disposizione di una società valida che sta facendo bene le dovute strutture per poter continuare a fare quello che ha fatto finora. Stefano, torno subito da te. Pino, sull'argomento campo possiamo indicare dei tempi più o meno precisi, quando si risolverà la situazione? Allora, la settimana prossima dovrebbero iniziare i lavori al campo di Vasto Marina, quindi considerando le piogge, la stagione piovosa, collaudi, tutto quello che c'è dietro, secondo me prima di febbraio non andremo al nostro campo, quindi diciamo che il campionato va via. Ma la cosa che Federico ha toccato nel segno e mi stuzzica ad essere polemico, però non è il momento di fare polemica. C'è il campo,
campo del quartiere San Paolo c'è a Vasto, però nessuno ci ha dato una mano per allenarci al quartiere San Paolo. Il quartiere San Paolo c'è un campo comunale che è diventato un campo privato, quindi nessuno può entrare in quel campo e questo è grave per una seconda squadra della città che è prima in classifica al campionato d'eccellenza. Perché noi alla Vastese Calcio non vogliamo dar fastidio, perché fa un campionato importante, non vogliamo rovinare l'erba giocandoci due squadre ripetutamente, però c'è un campo in sintetico che andrebbe sfruttato e dovrebbe essere messo a disposizione dalla Bacica Lupo Vasto Marino. Questo non ci è stato permesso. Perfetto. Stefano, torno da te, perché tra i fiori e l'occhiello, no, della società Bacica Lupo Vasto Marina c'è anche la presenza di un codice etico. Assolutamente sì. Ne vogliamo parlare, ci vuoi illustrare? In queste settimane spesso ci chiedono i tuoi colleghi qual è il nostro segreto. Per me è proprio questo, è sotto gli occhi di tutti. Sul nostro sito www.sdbacigalupovastomarina.it, in alto a destra, insieme a organigramma, società, foto, news, c'è il codice etico. Codice etico stilato da mister Roberto Cesario. Un pomeriggio d'estate chiama me, chiama Francesco Zappitelli, chiama Loris Napoletano, l'altro mio collega dell'ufficio stampa. Noi, mister, che succede? Abbiamo comprato qualcuno? Ho detto, no ragazzi, ho fatto insieme ad Andrea Gizzarelli, il suo allenatore in seconda e allenatore della Juniores, il codice etico. Voleva che lo vedessimo per primi noi da ufficio stampa. Ed è tutto lì. I nostri valori sono lì, tra l'altro il mister ha voluto che fosse scaricabile in PDF, quindi è scaricabile, magari attaccabile in un qualunque spogliatoio di una qualunque società. Complice. Tante volte ci si inarca se si viene copiati. Su quello vorremmo essere copiati, assolutamente. Quindi forse è questo il nostro segreto, anche questo. Ed è sul nostro sito, lo potete guardare tutti. Perfetto. Stefano, se mi aiuti con la presentazione. Sì, no, gli passo okay, il microfono ai ragazzi. Nome, cognome e ruolo. Lorenzo Benvenga, attaccante. Ok, Lorenzo. Tiziani Race, centrocampista. Luca Marinelli, terzino. Speranza Vittorio, portiere. Culivale Omar, a destra. Ok. Biscardi Anthony, a difensore. Cernaz Angelo, centrocampista. Lanfranchi Cristian, difensore. Massimo Marconato, portiere. Pollutri Andrea, difensore. Di Pietro Luca, terzino. Galia Luciano, centrocampista. Buonasera a tutti, del Casale Luca, fisioterapista della Bacica Lupo Vasto Marina. Pasquale Cirulli, dirigente prima squadra. Perfetto, buonasera. E grazie per essere con noi. Torno presto da voi, Stefano, perché ci sono tante storie da raccontare. Lo faremo perché abbiamo tempo. Prima però torniamo da Lorenzo Valeriani con i suoi ospiti per parlare della prossima partita tra Acque Sapone e Bacica Lupo Vasto Marina, partita molto attesa. Cianfagna giustamente parlava di stimoli, perché affrontare la capolista insomma obbliga gli avversari a dare il massimo. Squadra in salute, lo abbiamo detto anche in apertura di trasmissione, 5 vittorie consecutive per la squadra di Cesario. Non so se Lorenzo mi sente, posso cedergli la linea. Sì, Giovanni, noi naturalmente abbiamo ascoltato con la massima attenzione i discorsi fatti, che poi sono diventati giustamente anche discorsi seri per le strutture, naturalmente tutta la logistica riguardante la società che hai lì, la Bacica Lupo Vasto Marina, e con il presidente naturalmente si evidenziava quasi la stessa problematica che è qui a Montesilvano con l'Acqua e Sapone. Tantissime le società, tantissime le scuole calcio, le strutture che però scarseggiano, ma sono poche le strutture o sono tante le squadre? Da noi mi rivedo molto in tutte le cose che sono state dette lì a Vasto, con la differenza che noi abbiamo qualche struttura sportiva, con la differenza che però ci sono tantissime società che dalla terza categoria fino alla WISP, fino ad arrivare a noi che siamo la prima squadra di la prima squadra della città di Montesilvano, con solo due strutture. E c'è la nuova amministrazione che dobbiamo dire siamo fiduciosi, in quanto abbiamo il sindaco che è uno sportivo, è un ex calciatore, e abbiamo l'assessore allo sport che oltre ad essere un ex giocatore della nostra famiglia, quindi sa e capisce benissimo quali sono le problematiche della città e soprattutto le problematiche delle società di calcio.
Ripeto, io lo dico sempre, noi, e non è né retorica, non è retorica, noi facciamo veramente una cosa molto importante per la comunità e soprattutto, ripeto, faccio sempre una battuta dicendo che il presidente Vincenzo Vellante, al proprietario Vincenzo Vellante, prima o poi metterò una statua all'ingresso di Montesilvano per ringraziarlo di tutti gli sforzi che ha fatto in questi anni per fare 20 anni di calcio di primissimo livello a Montesilvano, con tantissime difficoltà, avendo oggi circa 250 ragazzi, un po' di meno rispetto al Vasto Marino, ma abbiamo 250 ragazzi, quindi un'azienda, una vera e propria azienda, e che non sono nella strada, ma sono nei campi a giocare, a divertirsi, a socializzare. E il nostro impegno è proprio questo, è quello di permettere a questi ragazzi, con tanti sacrifici, perché poi purtroppo noi, a differenza della Bacigalupo, siamo pochissime persone che ci mettiamo tanto lavoro, tanto sacrificio, tanti soldi e tanta vita anche personale. E quindi sono assolutamente concorde con quello che è stato detto. E le difficoltà, ogni mondo e paese, anche noi abbiamo diverse difficoltà sulle strutture, sui campi, sugli allenamenti e quant'altro. Naturalmente, Presidente, lo dicevamo prima fuori onda, c'è il patron, c'è il Presidente, c'è il mister che tra poco andremo ad ascoltare nuovamente, ma poi ci sono anche quei volontari, no? Quelle persone che casomai non finiscono davanti alle nostre telecamere, non parlano ai nostri microfoni, ma che ogni giorno mettono tanto impegno, passione e cuore per questa società. Assolutamente, era la continuazione del mio discorso, che appunto volevo ringraziare tutte le persone che poi ci danno una mano a che questo giocattolo, questo sogno per questa famiglia si possa andare avanti, e sono tutte le persone che collaborano con noi, come i responsabili del settore giovanile, i responsabili della prima squadra, tutti i mister, tutti gli educatori. Io e Paolo Vellante, che più o meno abbiamo lo stesso modo di pensare, di condividere questa passione, è il nostro giocattolo. Consideriamo gli allenatori educatori, educatori perché hanno a che fare con dei bambini, dei ragazzi e poi degli uomini. Vedere in prima squadra ragazzi, ne faccio un nome che sicuramente farà sorridere il mister, però è un mio pupillo, Maiorani, che è un ragazzo che giocava con noi dal settore giovanile, dalla scuola calcio, ed è arrivato in prima squadra come fuoriquota quando era un allievo. Quindi, ed oggi è una colonna portante della nostra squadra. Quindi queste sono le soddisfazioni che ci ritagliamo. Sono piccole soddisfazioni, ma che riempiono quella che è poi il nostro orgoglio e la nostra aspettativa di fare calcio a Montesilvano. Ed è la cantera dell'acqua e sapone, e devo dire che Maiorani non solo ha sviluppato completamente tutta la trafila, ma se l'è costruita per bene fino ad arrivare ad essere una colonna portante che ha fatto la storia dell'eccellenza e la sta ancora facendo. Ma io, Giovanni, volevo mettere anche un po' di sale a questa prima puntata. Prima, sempre fuori onda, chiedevo a mister Cianfagna se aveva una domanda da fare a mister Cesario. Lui mi ha detto: chiederei la squadra di domenica prossima, ma sicuramente non risponderà a questo input. E allora poi casomai gliela faccio io. Però c'è qualcosa che ti stimola di questa società? Ti ha sorpreso, perché effettivamente lì davanti ci sono tutte neopromosse. Castelnuovo e Lanciano, che forse economicamente hanno investito di più, la Bacigalupo che forse a livello organizzativo sta cercando di riempire questo divario, questo spazio, e per ora ci sta riuscendo. Ma onestamente non mi sorprende, sono ormai diversi anni che chi sale dalla promozione poi riesce a fare benissimo in eccellenza, al di là poi di quelle che sono state le realtà quali Chieti, Giulianova negli anni scorsi, ma mi viene in mente la stessa Torrese che ha ben figurato la passata stagione. Quindi è ovvio che chi come la Bacigalupo riesce a mantenere quell'ossatura e magari inserire dei pezzi da 90 per completare l'organico, parte anche avvantaggiata. Peraltro una squadra che insieme a Lanciano l'anno scorso ha stradominato il campionato, quindi c'è poco da sorprendersi e c'è da fare i complimenti. Mister, qualche piccola notizia la possiamo dare? Oggi piccola sgambata, perché naturalmente ieri c'è stato il turno di Coppa, tutti abili e arruolati,
facciamo credere questo agli ospiti che sono in studio. Sì, sì, qualche acciaccato, però a parte Tassone, che non credo riusciremo a recuperare, dovrebbero esserci tutti. Il presidente prima parlava di settore giovanile, si parlava anche di questo in studio. Un giocatore che l'ha impressionata, non dell'acqua e sapone, ma un under particolarmente forte che in queste prime giornate, tra l'altro citando il calendario, non è stato molto agevole, quindi c'è tempo per recuperare. Ecco, c'è un giocatore, il piccolino di turno, che l'ha impressionata? Beh, non posso non citare Del Mastro dell'Angolana, che ci ha infranto i sogni di quella partita, segnando il gol del definitivo tre pari. Un 2003 che già può giocare tranquillamente in eccellenza, credo abbia fatto anche un altro gol, quindi se la sta cavando benissimo. È uno specchietto generale, la classifica per ora rispecchia quello che si è visto in campo, oppure c'è qualche sorpresa sia in positivo che in negativo? Perché poi ovviamente alcune squadre stentano, io dico Torrese perché effettivamente ha una rosa particolarmente forte, eppure non riesce ad uscire fuori dall'impasse di queste prime giornate un po' altalenanti. Ma 6 partite non sono poche, ma non sono neanche tante, quindi magari alcuni episodi hanno caratterizzato delle partite e si perdono punti così, è il caso nostro. Certo, la Torrese non deve giocarsela per la salvezza. Dire la Flacco, ma la Flacco io ci ho giocato contro e mi ha fatto un'ottima impressione, quindi non mi stupisce che sia lì su. Per il resto i valori si vedranno di qui a qualche altra giornata. Perfetto, tra l'altro Giovanni, proprio ai nostri microfoni la domenica passata il mister della Torrese Cristofari ha rilasciato una dichiarazione importante, appunto dicendo che ora gli obiettivi stagionali della Torrese sono letteralmente cambiati. La classifica sta a certificare quanto detto, e cioè che i giallorossi dovranno porre la massima attenzione affinché non rischino appunto la retrocessione. Quindi l'obiettivo della Torrese, secondo mister Cristofari, attualmente è quello della salvezza. Sembra un po' una bestemmia dirla così, anche considerando la rosa dei giallorossi, e non solo, perché l'anno scorso hanno avuto l'accesso per i play-off nazionali di eccellenza, ma il mondo del calcio è questo e da un momento all'altro davvero ci sono tantissime sorprese. Torno un attimo dal presidente, solo una battuta perché devo provocarlo, ma noi auguriamo tutto il bene all'Acqua e Sapone, ma se mister Cianfagna chiede un rinforzo o anche due, che cosa fate? Mister Cianfagna ha chiesto i rinforzi all'inizio del campionato e ha il portiere più forte dell'eccellenza, che è Palena, quindi ha il centrocampista più forte che è Baiorani, ha il difensore più forte che è Marco Di Biase, che è il capitano, che sta con noi da 14 anni credo, è del 1980 ed è sempre il migliore in campo. A parte gli scherzi, c'è Luca Marrone anche. Io Luca adesso non Marrone, voglio, no, non no, voglio no. Stuzzicare il mister, però qualche nome Luca, insomma ce l'ha. Luca Marrone, poi secondo me, è uno dei giocatori più forti dell'eccellenza in assoluto. Quindi qualche giocatore ce l'ha. Quindi devo dire che devo spezzare una lancia a suo favore, a favore del mister. Devo dire che la squadra, a mio parere, è vero che, come diceva prima il nostro collaboratore Francesco, sono primo ultra e poi pro il presidente, quindi sono annebbiato dai miei calciatori, però devo dire la sincerità, la nostra squadra gioca bene, siamo andati un po' in difficoltà qualche volta anche per una questione di inesperienza di alcuni giocatori, però devo dire che sono molto molto fiducioso, perché prima o poi la metteremo dentro. E speriamo domenica prossima, mi dispiace per gli amici di Vasto, però speriamo che la prossima sia la partita più importante del nostro campionato. Ma ci sta questa, naturalmente, è una provocazione, ma lui lo spera tantissimo, il presidente, che ha fatto l'elenco a mister Cianfagna dei giocatori a disposizione. Lui non lo ha detto, lo dico io, mister, sono cavoli tuoi, perché ora la rosa te l'ho data e poi a dicembre vedremo cosa fare. Io ti ridò la linea a Giovanni, noi naturalmente siamo qui in attesa, apro e chiudo la parentesi, nell'attesa abbiamo stuzzicato anche qualcosina, perché l'ospitalità dell'Acqua e Sapone per ora è impeccabile e attendiamo il finale. A te.
mi avevate detto le stesse cose prima della trasmissione, quindi si va avanti ormai da 2 ore, no? con il cibo. Ezio, è apprezzabile però la serenità, il clima disteso, i sorrisi, no? degli esponenti dell'Acqua e Sapone, nonostante un avvio stentato, no? anche il bello di questa società. Sì, sì, ma vale la stessa cosa per il Vasto Marina, quindi chiaramente quando alle spalle c'è un progetto giovanile, e secondo me è proprio quello che determina poi quella spensieratezza e quella serenità, proprio perché si sta costruendo dalla base, e l'orgoglio dello stesso presidente nel fare alcuni nomi di ragazzi che sono cresciuti nel proprio settore giovanile sono la testimonianza viva del lavoro dell'Acqua e Sapone, ma potrei dire anche del Vasto Marina. Cianfagni ha chiesto rinforzi in modo un po' scherzoso. Cesario invece cosa pretende dal mercato invernale? Spero che rimangano tutti. Solo quello, mi stai raccontando di quello. Io parto da un presupposto che ogni squadra di calcio è migliorabile, però a volte per migliorare poi magari le cose non vanno come speri, perché una squadra di calcio è fatta di alchimie, di chimica, fra lo staff, la società, l'allenatore, che a volte bisogna stare attenti. E avere pazienza, esatto, avere pazienza, capire gli errori, lavorare per migliorarli, questo è il compito di un allenatore, e per il resto io te lo ripeto, sono contentissimo della rosa che ho a disposizione. Il presidente Corneli ha lanciato, no, la sfida, ovviamente in modo scherzoso, Cianfagni ha detto per fortuna ho tutti a disposizione, voi invece avete un po' bleffato stasera, avete lasciato a casa qualche big, no? No, qualche Michele Cesario, non c'è Mangiacasale, poi aiutami Stefano, D'Adamo, ma un po' bleffato. Qualche problemino ovviamente ce l'abbiamo, penso che ce l'abbiano tutti, stiamo lavorando, speriamo di recuperare tutti, però ho una rosa che mi dà completa fiducia, e anche se dovesse mancare qualcuno, chi lo sostituirà farà sicuramente il suo dovere. Michele, tutto a posto, il bomber Cesario, anzi possiamo andare anche una mezza influenza, speriamo. La classifica dei bomber guidata proprio da Michele Cesario, dal figlio del mister della Bacigalupo, e da Miccichè, perché anche Miccichè ha fatto 6 gol, poi seguono Battista, Leccese e Marzucco. Però, capitano, gli attaccanti contro la Bacigalupo hanno fatto un po' fatica, no? In questo inizio di stagione. Siete stati bravissimi a disinnescarli, no? I bomber della categoria incontrati finora. O siamo stati bravi noi o sono stati poco bravi loro. Una cosa che mi preme dire, perché è un orgoglio per tutta la squadra, in primis soprattutto per noi difensori, è che l'anno scorso è vero che la categoria era inferiore, ma questa squadra ha avuto anche la miglior difesa della promozione del girone B. E è inutile nasconderlo, giocare le stesse persone, anche se la categoria è maggiore, ma la conoscenza tra di noi è sempre aumentata. Quindi con uno sguardo ci capiamo, tutte e quattro, chi subentra, sappiamo tutti i movimenti a memoria che dobbiamo fare, anche grazie soprattutto al mister e all'allenatore in seconda, Gizzarelli, che ci ha collaudato per bene, appunto per disinnescare le punte che sono molto forti. E anche quest'anno avete la miglior difesa insieme, credo, a Cupello e Castelnuovo. Esatto. 4 gol subiti. Pino, ci sarà qualche correttivo nel mercato invernale o no? Assolutamente no. No? Nessun rinforzo? Dobbiamo solo mantenere quelle che abbiamo, è dura. Vediamo un attimo. Il fuoriclasse c'è, quella in panchina. No, questa squadra. Cesario, parole lusinghiere, no? Dette pubblicamente dal direttore generale, non so se vuole ricambiare l'attestato di stima o no. Presidente, è il miglior direttore della categoria. No, fra me e lui c'è un rapporto fraterno, io fratello maggiore di lui, e quest'anno è la 9ª volta che siedo su sta panchina. E ogni volta che avevo difficoltà richiamato a me, io sono sempre corso. Però c'è un rapporto bellissimo, litighiamo spesso, magari non si parlano per 2 giorni, non mi risponde al telefono. E poi passa tutto. Eh sì, poi passa tutto. Una coppia. No. L'ho cacciato 9 volte. No, a parte gli scherzi, cioè abbiamo un rapporto da... Lui faceva solo settore giovanile, scelse lui tanti anni fa, e tutti i suoi colleghi, ma chi prendi? Io sono andato dritto come un kamikaze, l'ho preso lui perché... Vabbè, sono quelle intuizioni che poi ti
ti vanno bene, ti riescono bene, e in effetti è vero quello che dice: quando sono in difficoltà, quando devo ricostruire un progetto, chiamo Roberto Cesare. L'ho portato pure con me alla Vastese nel 2015 alla Juniors Nazionale, quindi... Che risponde sempre presente. A me fino adesso mi ha risposto presente. Ogni tanto non gli rispondo al telefono quando esagero un attimino, però... Federico, vengo subito da te. Prima però andiamo a presentare un po' nel dettaglio i ragazzi. Ho visto che i due giovani titolari, possiamo definirli così almeno per il momento, Irace, Tiziano... E Luca Marinelli, il terzino sinistro. Tiziano l'altro anno da allievo, sì? Era uno dei titolari, e giocava con gli allievi, e giocava con la juniores e giocava con la prima squadra. Era già allievo. È un profilo importante, lui, Marinelli, ma Ciancaglini, Di Pietro. Spero di non scordarmi, la metà della rosa è composta da fuori quota. Giuseppe Letto, fratello di Giuseppe. Sì. Che avevamo l'altro anno, Gerica, nel 2001, cioè, poi dopo questi ragazzi hanno dei compagni, da Vincenzo a Marconato, a Michele, a Fabio, adesso ad Antonio, che si rispecchiano un po' in loro e quindi fanno da fratelli maggiori e quindi curano quei particolari che magari in altri ambienti non trovano e quindi si sentono gratificati di questo e aumentano le loro conoscenze. Diamo il microfono a Luca Marinelli. Eccomi Luca. Buonasera. Com'è questo campionato? È duro oppure si può fare? Mi trovo bene, una bella squadra, grandi ragazzi. Chi ti sta più vicino tra i compagni, tra quelli più esperti? Tutti, dai. Tutti quanti, sì. Capitano, il mister. Cesario cosa ti dice? Quali sono i suoi consigli? Ti lascia libero di andare. Sì, mi lascia là quando faccio errori. Puoi attaccare, sì, oppure... Diciamo. Puoi? Diciamo. Ti richiamo ogni tanto, dice, torna torna indietro. Tiziano, invece, tu? Buonasera. Giovanissimo, 2002? Sì. Classe sì. 2002? 2002. Il tuo idolo chi è? Modric, diciamo. Ah, Modric. Beh, un bel riferimento. Bel profilo. Diciamo così. E il sogno? Dove vuole arrivare? Ma io, diciamo, a questa età non mi pongo limiti, quindi cerco di dare sempre il massimo, quello che arriva prendo. Perfetto. Io passerei un attimo il microfono a Massimo Marconato, perché il presidente Corneli ha detto che Palena è il miglior portiere della categoria. Ho sentito qualcuno rumoreggiare così in tribuna. Io, io ormai un ex portiere sono... Vabbè, ricordiamo Massimo, classe 78, tante esperienze. 41 a gennaio 42. Classe 78, ancora giovanissimo, si tiene in formissima, un portiere affidabile, non lo dico perché sei qui Massimo, perché veramente, vabbè, la tua carriera poi parla da sola. Sì, tante esperienze in C, raccontiamoli in breve, giovanili Treviso se non sbaglio. No, io a 15 anni esordivo interregionale al paese d'origine, quindi Carano San Marco, c'è una squadra interregionale a 15 anni. Ho esordito in Serie D. Poi ho firmato a Padova in Serie A e poi a Treviso in B e ho girato l'Italia tutta. Poi a Treviso è iniziato e poi a Vasto invece hai trovato... A Vasto ho fatto due campionati a Vasto, ho trovato la compagna attuale, sono sposato, poi sono andato ad Arezzo. Vabbè, Sorrento, San Benedettese. San Benedettese. Che gruppo è questo, Massimo? Tu sei un po' il leader, sei il punto di riferimento. Sono il padre, praticamente, che anche per via dell'età posso essere il padre realmente di tanti ragazzi. Vabbè, quindi... detto che hai debuttato a 15 anni in D, Marinelli ne ha 17, qualche consiglio bisogna darlo. No, è normale, durante gli allenamenti ogni tanto magari alzo la voce, eccetera, ma solo per, non per cattiveria, ma per dare dei consigli, per aiutarli anche a crescere dal punto di vista personale. Ma me lo sento normalmente di questa cosa. Il mister mi dà carta bianca su questa cosa perché ha capito che li voglio solo aiutare e non rimproverare. Anche loro ormai mi conoscono da un paio d'anni. Un professionista, Massimo, come fa a calarsi in una dimensione comunque importante come la vostra, però sempre tra i dilettanti? All'inizio magari non è facile perché vivevi in un mondo completamente diverso, però poi capisci anche
col passare dell'età, del tempo, quando cominci a diventare un po' più grande, eccetera, capisci che ormai tu sei arrivato e la cosa migliore è aiutare questi ragazzi a provare a fare, secondo me, il lavoro più bello del mondo, perché realmente è il lavoro più bello del mondo. Perfetto. Grazie Massimo. Io andrei un attimo da Coulibaly, perché è un'altra delle note bellissime, delle sorprese più belle di questo inizio stagione. Un po' timido, però qualcosa dice la Coulibaly. Come ti trovi, insomma, con questi ragazzi? Chi è che ti disturba più di tutti qui in mezzo? Dimmi solo se credi alla vittoria di questo campionato, che qui nessuno lo dice, ma tu vuoi vincere il campionato. Sì. Perfetto. Pino, mi racconti un po' la storia di Coulibaly, come l'avete tesserato? È una storia curiosa, fortunata allo stesso tempo. E l'anno scorso eravamo stati ripescati dalla prima categoria alla promozione, quindi ci servivano dei fuoriquota e quelli della Bacigalupo con cui avevamo fatto la fusione non erano pronti, avevamo i giovanissimi pronti, ma gli allievi c'era poca roba e la caccia era a questi fuoriquota, quindi il mister voleva questi fuoriquota, giustamente dovevamo giocare. E vengono questi 3-4 ragazzi da un centro di accoglienza che è a San Salvo, vicino al centro commerciale Insieme, vengono con le biciclette, perché loro girano con le biciclette, è una cosa bellissima questo che vi sto raccontando, e ci chiedono di allenarsi, dimmi se sbaglio, ci chiedono di... li abbiamo visti fuori, abbiamo detto ma volete allenarvi? Insomma, proprio perché siamo una famiglia, li abbiamo fatti allenare. Il mercoledì, giovedì, avevamo una amichevole ad Agnone e il mister mi ha detto, ditemi se sbaglio, perché voi... E il mister mi ha detto, portiamo questi ragazzi ad Agnone dopo mezz'ora. Il mister fa in banchina, tesserate tutte e tre. Tesseratelo subito. E io, a quel momento lì ho pensato che era matto, perché il mister che dice tesserate, l'avevamo visto 3-4 giorni. Devo dire che è stata la nostra fortuna. Lui è stato bravo a sfruttare subito l'occasione. No? Lui ha fatto il girone d'andata quasi tutto da titolare, ha avuto una flessione verso la fine del girone d'andata dove il mister subito capisce il momento, lo fa riposare un attimino, è stata una delle nostre armi vincenti, è imprendibile, questo non lo prendi mai, lo chiamiamo figlio del vento, è vero, lo chiamiamo così. Perfetto. E guardate domenica che cosa ha fatto su quell'azione dove ha scartato tutta la squadra, porta vuota sul palo. Mi sono quasi messo a piangere per lui. Prego Danilo Cinquino di mandare in onda qualche passaggio. Federico, un giudizio su Coulibaly anche su tutti i lati, c'è qualcuno che ti ha impressionato favorevolmente? Beh, nell'ultima partita devo dire la prestazione di Coulibaly è stata veramente interessante, al di là dell'occasione che stavate citando, però è un ragazzo che è andato vicino al gol in un paio di occasioni, però ci sono dei ragazzi che fanno bene, giocano a memoria, e non è il singolo, si vede la mano del mister nei movimenti, come scalano, come accorciano, devo dire che è anche un piacere in certe categorie vedere una squadra che si muove da squadra. E questa è una cosa molto bella. Poi certo ci sono dei singoli che spiccano, Bomber Cesario, certo, i 6 gol. Questo no. Questa è l'occasione, è partito da solo, è arrivato lì poi col mancino e ha preso il palo. Ha preso il palo. Vabbè, però li ha saltati tutti come birilli. Ha scattato pure il palo. Grazie Fede per questo contributo, però andiamo avanti perché ci sono altre storie da raccontare, perché Coulibaly non è l'unico straniero nella rosa della Bacigalupo, Coulibaly è ivoriano, c'è anche Omar Diallo che è un difensore 95 maliano e c'è anche Angelo Cernaz, dov'è Angelo? Che giocava in Sardegna mi hanno Buonasera. Detto. Angelo, come ci sei finito alla Bacigalupo? Una storia lunga, lunga. Due anni fa sono arrivato qua in Italia, ho fatto un provino al Chieti, dopo diciamo non ci sono stato all'altezza di quello che vedeva il mister. Sono finito in Sardegna, in Eccellenza in Sardegna. Dopo è venuto mio fratello qua in Italia a dicembre al Pescara, più piccolo di me, e ho provato di salire vicino, quindi stavo cercando una squadra in Abruzzo,
sono capitato a Casal Bordino 2 anni fa, quindi ho avuto la fortuna pure di trovare al mister. Tuo fratello attaccante? Sì. Giusto, Cernaz. E... Pino, su Cernaz che mi dici? Già me l'hanno chiesto. Quindi partirà. Non toccare le note dolenti. Potrebbe partire, Cesare, questa è una notizia. No, no. No, impossibile. Ha messo il veto subito sulla cessione di Cernaz, il tuo playmaker. Me li metto io. È il playmaker della squadra, quindi il più... non dico il più importante, però nel 4-3-3 insomma ha la sua valenza. È venuto a Casal Bordino e l'ho visto la prima partita, ha firmato il venerdì, è arrivato il sabato, è venuto in panchina, è entrato gli ultimi 10 minuti, ho avuto una botta, ce l'ho ancora, una botta di adrenalina, perché trovarmi un ragazzo del genere, questo ma cazzo ci è capitato qua. E lì è nata, abbiamo fatto tutte le giornate intorno a Casal Bordino, poi l'altro anno io sono tornato a Vastomarina, ovviamente ho creato i presupposti affinché lui mi seguirsi, e mo è diventato il fratello di tutti. In casa mia è diventato il terzo figlio, però è diventato il fratello di tutti, si è fatto gli amici, mo dobbiamo trovare la sposa e poi... Anche perché, scusa, voglio ringraziare mister Cesario e sua moglie, perché Angelo vive a casa di Roberto. E dorme in camera con Michele, quindi questo vi fa capire sempre quel fatto della famiglia. Presidente Memmo, è una storia bellissima, incarna i valori di accoglienza, di integrazione anche, no? Perché ci sono tanti stranieri. Il senso della familiarità, insomma, sì. Il senso di appartenenza, sono veramente storie bellissime e che ci fanno assolutamente piacere. Non potrà partire perché basta chiudere la porta, basta non farlo uscire. No, allora, ammetto che Angelo è un 96, sì. Secondo me c'ha ancora margini di miglioramento e secondo me merita categorie superiori. Quindi se lui avrà, io me lo auguro, l'opportunità di poter, perché lui ha attraversato l'oceano per provare a fare il giocatore, quindi se io in questa maniera l'ho aiutato sarò felicissimo. E sarò contentissimo se lui veramente può iniziare questo percorso, ovviamente. Io tornerei per i saluti da Lorenzo Valeriani e dai suoi ospiti, l'allenatore dell'Acque Sapone Cianfagna, il presidente Corneli, poi ovviamente torniamo in studio, presentiamo il prossimo turno e salutiamo la capolista Bacigalupo Vastomarina. A te Lorenzo. Eccoci qui Giovanni. Allora Presidente, insomma in studio si scherza, si ride, ma ci siamo divertiti anche qui. Ci sono dei saluti da fare perché è una di quelle poche società che ha il nome collegato al main sponsor, quindi le passo il microfono per ringraziare chi di dovere. Perfetto, grazie. Allora ne approfitto per ringraziare il cavalier Ennio Barbarossa che ci sostiene da tantissimo tempo e ci permette insieme a tanti altri sponsor, a tante altre persone che ci danno una grande mano per portare avanti questo progetto ambizioso, faticoso, emozionante e chi più ne ha più ne metta. Quindi ringrazio lui e ne approfitto per salutare i collaboratori più stretti, il presidente onorario Tonino Capogna ha detto D'Ambrosio e D'Ambrosio mi ha detto Capogna, ma è lo stesso. E poi ringrazio Nunzio Gobbeo che è una new entry di quest'anno, però devo dire che è un valore aggiunto per la nostra società, un uomo di esperienza e di grande professionalità. Ringrazio tutti i mister del settore giovanile, chiedo scusa se mi dilungo in queste cose, ma meritano veramente tutto il nostro affetto e il nostro amore. E ne approfitto per salutare il Puma, che è il preparatore di Alceo Palena e dei portieri del settore giovanile. E mi scuso con il Bacigalupo, ma ho un debole per Alceo Palena. Quindi, ma naturalmente riconosco le qualità di Maldonato, è fortissimo, Marconato. Benissimo, leggermente di parte il presidente, ma proprio leggermente, poco. Mister, è una gara difficile, lo sappiamo, ma a prescindere dal risultato il campionato dell'Acque Sapone sarà questo, come diceva il presidente, salvezza e poi chissà, sognare col passare dei giorni. Ma sì, tutto sta a ingranare e a fare questa prima vittoria. Lo ripeto sempre ai ragazzi, è una squadra che ha delle qualità,
che deve fare di tutto per farla emergere. E dobbiamo approfittarne già da domenica, anche perché poi le giornate scorrono e avremo modo per fare più punti possibili. È ovvio, non è che si parte solo per salvarsi, si parte per fare sempre il meglio, quindi le ambizioni sono alte e poi alla fine del campionato faremo i conti. Benissimo, allora io direi che da Pescara è quasi tutto. Io ringrazio il presidente Corneli, mister Cianfagna, saluto te Giovanni, i tuoi ospiti meravigliosi in studio. Una piccola parentesi, mi fate ringraziare la logistica della Lega Nazionale Dilettanti, sono settimane che lo avevo dentro perché sono dei ragazzi straordinari e quando vanno in giro a raccontare questa meravigliosa favola che è il calcio dilettantistico abruzzese, ci mettono sempre cuore ed impegno. Un saluto a tutti voi, grazie anche alla nostra Maria Carannante, al nostro Alberto Capo, i due tecnici super di Rete 8 Sport che ci seguono ovunque. Buona serata. Grazie Lorenzo e grazie ai tuoi ospiti, grazie a Cianfagna, grazie a Corneli, in bocca al lupo all'acqua e sapone. Mister, loro devono riprendersi, vi attende una sfida dura. Proiettiamoci subito nel prossimo turno, l'abbiamo già detto, ma saranno tutte battaglie, no? Perché mi sembra un campionato molto equilibrato. Ci sono squadre un po' attardate, lo abbiamo detto anche in precedenza, il San Buceto, no, è un campionato, la Torrese. Il fatto che le squadre che erano accreditate stanno facendo difficoltà, probabilmente si è alzato il livello. Qualcuno dice che si è abbassato, secondo me si è livellato in alto. Vedo la capacità di tutti i tecnici, perché vedo tutte squadre organizzate, tutte squadre che hanno una buona filosofia e cultura, e quindi ogni domenica sono partite molto molto equilibrate, a volte vengono spezzate dagli episodi che poi bisogna essere bravi a saper capitalizzare, però le partite sono tutte difficili. Io tornerei un attimo in tribuna, Stefano, perché ne parlavamo prima della trasmissione, c'è Luciano Galie, no? Un altro dei fedelissimi, storia, possiamo definirlo così, storia, un altro suo. Un'altra storia. Che si è fatto male lo scorso gennaio, un grave infortunio al tendine d'Achille, e poi sei tornato in campo più forte di prima, possiamo dirlo? Ma questo lo lascio dire agli altri, sicuramente non mi autoelogio, però diciamo l'ambizione è quella. Sì, è un infortunio, lacerazione totale del tendine d'Achille, operazione, insomma è stata abbastanza dura, riabilitazione annessa, però per il referto medico faccio parlare il mio fisioterapista, diciamo, di grandi fiducia. Ecco, grandi meriti alla tua, sì, forza di volontà, per carità, ma anche sì, al no, contributo prezioso di Luca, di Luca del Casale, che è il fisioterapista della Bacica Lupo. Sì, 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 sì. Beh, se cerchiamo al mondo un esempio di caparbietà e un esempio di forza d'animo, lo troviamo in Luciano, che ha bruciato le tappe nel modo più assoluto. Se contiamo con una rottura del tendine nella massima serie, quindi parliamo di Serie A, se ne vanno dai 5 ai 6 mesi, lui in 112 giorni, quindi 3 mesi e mezzo, 4 mesi scarsi, è tornato in campo e domenica ha fatto i suoi primi 90 minuti senza batter ciglio, quindi proprio alla grandissima. Ha anche segnato. Non domenica, no, però si è segnato nelle giornate precedenti, nelle giornate precedenti. Sì, 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 anche sì. Con San Buceto. Sì, esatto, esatto. Ezio, sì. Un'altra bella storia, recupero in tempi record, nonostante. Certo, sì, ha detto benissimo il fisioterapista, la forza di volontà è un elemento sicuramente indispensabile, no? Soprattutto per non solo nel calcio, perché io ritengo che la forza di volontà è una delle espressioni migliori che ci fa riuscire anche nella vita, nei nostri progetti al di là del calcio, quindi è importante assolutamente. Andiamo con il prossimo turno in grafica, così abbiamo il quadro completo di quella che è la settima giornata di campionato. Acque Sapone, Bacica Lupo, Vasto Marina, Angisia Luco, Capistrello, Cupello, Delfino, Flaccoporto, Nereto, Spoltore, Nero Stellati, Lanciano, Paterno, Angolana, Penne, Alba Adriatica, Ponte Vomano, Castelnuovo e Torrese, San Buceto. Cesario, della vostra gara abbiamo già parlato, ma tante altre partite interessanti, a cominciare, no, da Nero Stellati, Lanciano, ma la stessa sfida tra il sorprendente Cupello e il Delfino, tra Torrese che cerca ancora la prima vittoria e il San Buceto. Io quando posso, durante la settimana, poi cerco di vedere i filmati, te lo ripeto, vedo tutte squadre organizzate, allenatori ci conosciamo, c'è molta professionalità anche dalle panchine, si è alzato il livello e sono tutte partite difficili, quindi secondo me
i pronostici a lungo andare, le rose con le qualità migliori probabilmente usciranno fuori, però è un campionato molto molto equilibrato e ogni domenica ci può essere qualche sorpresa. Capitano, c'è una favorita in questo campionato? Beh, indubbiamente il Castelnuovo. Noi li abbiamo già scontrati, abbiamo vinto in casa loro appunto 1-0, non rubando, però secondo me sono la serie candidata a vincere il campionato per distacco. Pino, sei d'accordo? Se non fosse per il blasone dell'Angiano sono d'accordissimo con Vincenzo, perché il Castelnuovo secondo me è la squadra che può vincere il campionato. Il Langiano attuale potrebbe anche perderlo con il Castelnuovo il campionato. Però poi che cosa farà il Langiano, strada facendo, essendo una città grande, questo non lo sappiamo. Federico? Ma io sono convinto che i valori tecnici e anche quanto hanno speso le società lo si vedrà più avanti. Sono sicuro che usciranno fuori tante altre squadre che in questo momento sono in difficoltà. È da valutare anche la preparazione che hanno fatto queste squadre. C'è chi magari ha fatto una preparazione sul breve pensando di fare tanti punti adesso e poi magari tirare remi in barca, e chi invece ha pensato al giro di boa. Quindi io direi che è un pochino presto per dare dei nomi. Sicuramente sono due formazioni che stanno facendo bene, ma occhio al Langiano. Presidente Memo, si aspetta un campionato, una bagarre in testa fino alla fine, o c'è una squadra in grado di staccare le altre? Ma io non sono convinto che ci sia una squadra. Come diceva anche mister Cesario o anche chi mi ha preceduto, è un campionato molto equilibrato. Chiaro è che i valori molto probabilmente usciranno, ma sono convinto non prima di febbraio, no? Come poi ogni anno accade, quello è il periodo in cui si potrebbe determinare, ma sono convinto che questo sarà un campionato che sarà deciso alle ultime giornate, proprio perché ci sono rose interessanti in diverse squadre. Il blasone del Langiano può sicuramente avere. Adesso poi, come diceva anche giustamente Pino, bisogna capire anche che cosa succede con il mercato cosiddetto tra virgolette di riparazione, no? Quindi a dicembre, e quindi assolutamente prematuro, però ritengo come ogni anno che il campionato di eccellenza alla fine sia un campionato avvincente. Siamo in chiusura e io ringrazio il vicepresidente della FIGC Abruzzo, Ezio Memo, grazie a voi. Vorrei anche io salutare un po' tutte quelle persone, perché questo mondo fantastico delle società l'abbiamo, e vi ringrazio per questa trasmissione, perché emerge appieno quella che è l'organizzazione delle società dilettantistiche, di queste persone che amano questo sport e veramente con passione tolgono, io dico sempre, del tempo sia alla famiglia, certo, al lavoro, per poterlo poi dare in questa attività sociale. Quindi un ringraziamento a tutte queste persone che... Grazie. Grazie a al voi. Vicepresidente della FIGC Abruzzo, Ezio Memo, grazie a Roberto Cesario, grazie a Vincenzo Benedetti, grazie a Pino Travaglini, in bocca al lupo chiaramente alla capolista Bacigalupo Vasto Marina, grazie a Federico Cosenza e grazie soprattutto a voi che avete seguito, che siete stati con noi. Grazie anche ad Andrea Benardinelli, a Danilo Cinquino in regia. Noi ci vediamo domenica ore 19:15 con Sottoporta su Rete 8 Sport. Avevo dimenticato di ringraziare anche Lorenzo Valeriani, il presidente dell'Acqua e Sapone Mario Cornelli e il tecnico Damiano Cianfagna. Ci vediamo domenica, grazie e buona serata.